siano lodati Gesù e Maria. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, per chi è stato la Veglia Pasquale sabato notte, è la prosecuzione, esattamente la prosecuzione. Le donne di buon mattino si recano al sepolcro, trovano la pietra ribaltata, ricevono l'annunzio degli angeli e poi inizia l'episodio di oggi. Lasciano il sepolcro e vanno al saluto degli apostoli. Quindi le donne, sapete, sono chiamate realmente, anche se graziosamente, le apostole degli apostoli, e c'è un motivo chiaramente per cui Gesù si è manifestato prima alle donne e dopo agli apostoli, perché le donne durante la tragedia della passione e della crocifissione di Gesù sono rimaste fedeli, lo hanno seguito, lo hanno consolato. Come sappiamo dai Vangeli degli apostoli, che gli apostoli già da Getsemani sono scappati tutti quanti disperdendosi, uno si è impiccato. Pietro rinnegò Gesù, l'unico che si è ripreso e trovato sotto la croce era San Giovanni. Agli uomini durante la passione e la morte di Gesù hanno fatto una pessima figura, compresi i 12. E quindi, questo ci fa ricordare che Dio è buono, ma Dio è anche giusto. Non era giusto che i primi a vederlo fossero gli apostoli, e i primi a vederlo non sono stati gli apostoli. Pensate che non possiamo immaginare oggi, per come era considerata la donna a quei tempi, che umiliazione era, perché apostoli, che Gesù appare alle donne e che le donne devono andare a dire Gesù è risorto, era una cosa non indifferente. Il secondo punto di meditazione lo abbiamo già visto anche durante i nomini di ieri. Gesù li prende e li fa tornare indietro, dice vadano in Galilea, là vi vedranno. Ieri quando spiegavo la differenza che c'è tra una fede languida e tiepida nella risurrezione e la fede dopo la risurrezione, ricordavo appunto che Gesù manda i suoi in Galilea, quindi a partire dall'evento della risurrezione inoppugnabile, perché poi gli apostoli la sera stessa di Pasqua hanno visto Gesù risorto, hanno messo le mani dove c'era il Signore dei Chiodi, quindi non c'era più dubbio sulla risurrezione. Gesù risorto gli fa ripercorrere tutto il cammino in Galilea. A partire dalla risurrezione di Gesù, tutti gli eventi compiuti nella predicazione di Gesù hanno una luce nuova. Soprattutto un aspetto molto importante, perché Gesù in Galilea predicò, cioè tornarci da risorto vuol dire tacitamente dire agli apostoli una cosa: state attenti, i miei discorsetti non erano discorsi di un grande predicatore, di un grande uomo. Il Vangelo è Dio che parla, capite? Quindi quando ascoltiamo il Vangelo, non per nulla la liturgia ce lo fa ascoltare in piedi, in religioso silenzio, perché quando si proclama il Vangelo è Dio che sta parlando. E come diceva il buon San Francesco, il Vangelo, se è Dio che parla, si mette in pratica alla lettera senza fronzoli. Lui diceva ad litteram sine glossa, si prende, si ascolta, ci si converte al Vangelo e lo si mette in pratica e stop. Poi nel racconto di oggi l'ultimo aspetto è che purtroppo continua a prospettarsi l'orizzonte oscuro dell'indurimento del cuore. Abbiamo sentito i sommi sacerdoti che corrompono i soldati per dire che Gesù era stato rubato, e abbiamo sentito San Matteo dire che questa diceria si è divulgata fino ad oggi. Noi quest'anno abbiamo, durante gli incontri biblici, studiato il Vangelo di San Matteo. Sappiamo che San Matteo è stato il primo Vangelo ad essere stato scritto, la cui versione addirittura più breve originaria era proprio in aramaico, quindi proprio destinato alle comunità degli ebrei. E qui c'è l'indurimento del cuore, quindi sono i sacerdoti dinanzi a quell'evento, anziché chiedersi ma non è che forse ci siamo sbagliati, no, mettono in scena un'altra menzogna, un'altra brutta storia, corrompendo le guardie per mettere in giro la falsa diceria. Tra l'altro, come sappiamo, questo abbiamo meditato in questi giorni, era impossibile che il corpo di Gesù fosse stato trafugato per come erano posizionati i sacrilini dopo la morte di Gesù. È il motivo per cui San Giovanni, nel Vangelo che abbiamo ascoltato ieri, appena entrato dentro il sepolcro subito credette, perché per come erano messi i sacrilini, quindi disposti, piegati uno sopra l'altro, lui ha capito subito che non era possibile che fossero state scoperchiate e che Gesù fosse stato prelevato da qualcuno, o che si fosse scoperto lui uscire fuori. Ce l'ha passato attraverso il sacrolino. Se c'è passato attraverso il sacrolino, è chiaro che si tratta di risurrezione e si tratta di atto divino, perché i corpi dei risorti passano attraverso non solo i peli,
ma anche attraverso la tomba del sepolcro e anche nella sera di Pasqua a porte chiuse Gesù entrò nel cenacolo, dimostrazione che era un corpo veramente umano, ma poi lo vedremo nei prossimi giorni, i corpi risorti sono corpi che si toccano ma sono divinizzati, ed essendo divinizzati possono passare attraverso i muri pur essendo corpi solidi. Bene, la Chiesa prolunga la festa di Pasqua per tutta l'ottava, per tutta questa settimana che è un unico giorno, il giorno di Pasqua. Ecco, rallegriamoci nel Signore, sappiamo che Gesù, la prima donna a cui apparve con sua madre, anche se i Vangeli non lo dicono, e con Maria, dopo essersi uniti alle sofferenze di Gesù nella settimana santa, nella Quaresima, ci rallegriamo per la risurrezione, pregando il Signore che tutti possano godere dei benefici della Pasqua di morte e di risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre lodato.